Nel mondo c'è un'ampia varietà di usi e costumi legati alla crescita dei figli. Smettila di mangiarti le caccole! In Africa c'è il detto: ci vuole un villaggio per crescere un bambino. Ma per la tribù dell'alta borghesia di Manhattan è sufficiente una persona sola. La tata. Cara tata, benvenuta a bordo. Fa come se fossi a casa tua. Tata? Che cosa fai? La tua stanza. Che delizia! Questo autunno facciamo una corsa fino alla porta di casa! Che fai? Toccami le dita! Guarda che non ti mollo finché non apri la porta! Mi scusi, credo che questo sia di Grey. Sono la nuova tata degli X. Nuovissima. Mi sto tirando i pantaloni! Va molto di moda questo piano. Tata, oggi è la festa del 4 luglio. È necessaria la maschera. Che succede? Perché non balli più? Perché devo fare la pupù. L'ascensore! Tata, devi passare da Tiffany a prendere l'orologio dei signori X. Poi fai le fotocopie della lettera di raccomandazione per il collegio di Greyer. E poi dovremo introdurre cibo francese nella sua dieta. Gli faciliterà l'apprendimento della lingua. La lavanderia. Ehi! Che cosa ci fai qui? Vattene subito! No, se non esci con me. Lui è di un altro livello, non credi? Te ne devi andare, semplice. Io vorrei andarmene, ma non posso lasciare Greyer con quella donna. È l'ora di yoga e la mamma è al telefono. Scarlett Johansson, Laura Linney, Alicia Keys, Chris Evans. La vedo strana ultimamente, così ho messo una tata camera. Ok, signora, guarda come svalvola la tata. In una commedia sulla vita altolocata, vista dal basso. Nel video noterete che fa mangiare a mio figlio burro di arachidi e marmellata direttamente dal barattolo. Sta in campana, prova a ridere ogni tanto, ti odiano tutti! È evidente che l'orso ormai è compromesso. Il diario di una tata.